Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Crisis per parlare invece in questo caso del Crisis Dungeon aggiunto praticamente oggi della zona di Robbio, però in difficoltà very hard. Difficoltà very hard che comunque sia, come potete notare, presenta un fattore diciamo positivo, ovvero dove tutti i bonus sono single target. Quindi abbiamo la possibilità di concentrare il nostro fuoco nella direzione di un solo avversario e quindi di conseguenza riuscire ad essere più incisivi ed essere più forti, dal punto di vista offensivo. Anche in questo caso tutti quanti i nemici hanno comunque una predisposizione alla debolezza tuono e al sigillo circolare. Infatti, nelle informazioni del dungeon, anche qui abbiamo l'attacco magico aumentato del 10% e la potenza tuono aumentata del 10%. Però io non ho attaccanti magici tuono, quindi sono andato con un setup fisico tuono molto molto più aggressivo. In questo caso abbiamo come ricompense semplicemente oggetti per il potenziamento delle materie, ovviamente oggetti extra con il completamento del dungeon e poi la mappa che ovviamente ci fa comodo nell'eventualità avessimo dimenticato delle rare chest che però come potete vedere io ho raccolto tutte subito, quindi con questa guida anche voi raccoglierete subito tutte quante le rare chest. Il setup è praticamente lo stesso che ho utilizzato nella versione normal, e così come per la versione normal, vi dico anche che Matt l'ho utilizzato semplicemente per una questione affettiva ed è anche perché da un po' che non lo utilizzavo, ma se utilizzaste in generale Eris con la Bahamut Rod con Fatigue Cure All è sicuramente meglio perché ovviamente il vermone che si trova comunque anche nella difficoltà hard, il Bloody Worm, l'infame, praticamente applica Fatigue. Quindi appunto avere Eris con la Bahamut Rod e la cura All per la fatigue vi farà risparmiare tantissimo tempo. Io invece avevo, come detto poco fa, il blind, la cura blind perché questo era il team che vabbè, ovviamente modificato, però questo era il team che stavo utilizzando per la crash, per risolvere la crash dell'altro evento. Quindi l'ho lasciato così, anche perché comunque lo reputavo molto forte, date le sue statistiche, quindi ho detto vabbè, per il Crisis Dungeon non dovrei avere grossi problemi. E infatti fondamentalmente non ho avuto grossi problemi, però per ottimizzare meglio il setup, il consiglio che probabilmente vi darei è questo, così come ve l'ho dato anche nella versione hard. Vi faccio vedere al volo i personaggi, anche se già ve li ho fatti vedere nel video di prima. Cloud con 12.000 HP, 6.700 di attacco fisico e buona percentuale di difesa fisica magica. Ovviamente parliamo di un Crisis Dungeon very hard, quindi non è una difficoltà così elevata, però effettivamente non bisogna neanche troppo sottovalutarla. Tutte materie che aumentano l'attacco fisico, Murasame come arma principale, Bahamut come arma secondaria, Ultimate invece che mi serve per incrementare un po' le stats e poi costume Bahamut che ormai per me, per Cloud e anche per gli altri personaggi come Tifa Eris è quasi imprescindibile. Sono dei costumi incredibili quelli che sono stati dati per l'anniversario e penso che comunque andranno sfruttati per un bel po' di tempo. È un peccato perché anche il costume comunque della Glavenus della collab Monster Hunter non è male, però a mio avviso questo della collab non si batte, almeno per il momento non si batte. Limit di Blade Beam, non riesco a dire sto attacco, mannaggia me, Blade Beam che per l'appunto attacca tutti i nemici, anche se in realtà qui sono tutti singoli, quindi potreste anche cambiarlo, però alla fine io ormai l'avevo tenuto dal setup precedente, quindi ormai era rimasto identico. Anche in questo caso, tutte armi che aumentano attacco fisico, ability e potenza tuono per permettermi di arrivare a un boost fisico di livello 7, boost tuono di livello 6 e boost di abilità fisica di livello 5. Matt, praticamente lo stesso setup con 14.000 HP, 3.800 in healing e poi difesa fisica magica abbastanza alte, anche perché comunque le armi che possiedo mi danno appunto difesa fisica e difesa magica come protezione e in più l'ultimate per una cura d'emergenza e rimozione di debuff. Anche in questo caso Darkness da sostituire con Fatigue se volete utilizzare Matt, oppure meglio ancora Eris con la Bahamut Rod e cura Fatigue All. Subweapon, anche per lui, Healing Buff Debuff Extension, HP Buff Debuff Extension e Attack All per rendere i miei DPS un po' più offensivi.
Zac invece col setup tuono, Zinogre come skin e Zinogre Blade appunto come arma principale, Twinkling Star come arma secondaria per debuffare la difesa fisica e l'attacco magico, anche se il focus principale è il debuff di difesa fisica. Tutte materie che mi aumentano l'attacco fisico generico, e... anzi l'attacco fisico punto, senza generico che se no confondiamo, e Summon di Ramu perché avendo l'Arcanum prendo comunque un bonus elementale non indifferente. Anche per lui armi che aumentano attacco fisico tuono, HP tuono e attacco fisico ability fisica per portarlo anche lui allo status più equilibrato come attacco fisico maxato, potencies del tuono a livello 6 e ability potencies di livello 5, quindi cercare di rendere il personaggio più equilibrato possibile. Detto ciò, ovviamente non c'è altro da aggiungere, è lo stesso setup identico dell'altro dungeon, quindi non voglio perdermi in troppe chiacchiere. Spero che il video come sempre possa esservi utile e io come sempre vi aspetto alla prossima. Ciao! よし、想定通り。状況を把握、応戦する。ふっふっはっ切る。ふっふっうらっはっ狙う。しっ行くぜ。よった。ふっどけ。てあっ。当然だ。これより戦闘状態に入る。さあ覚悟。ふっとあれ。ふっうれ。しっ。狙おみ。さあ。さあ。ふっ。どけ。行くぜ。よった。ふっ。しっ。ふっ。おみ。やった。あれ。ふっ。行くぜ。よった。まっかく。だれ。よし、想定通り。状況を把握、応戦する。うらっ、お見舞いしてやる。よっしゃ。ふっ、てあっ、行くぜ。だら。ふっ、うらっ、狙う。お見。3.141592。
行くぜ。とっ。よっ。行くぜ。とっ。言った。てあ。しっ。それ。お見舞いしてやる。だれ。は。ふ。渡る。 これより戦闘状態に入る。行くぜ。やった。お見舞いして。殲滅する。1123583。 行くぜ。やった。当たる。お見舞いして。され。てあ。行くぜ。やった。どけ。お見舞い。保険だ。だれ。行くぜ。 当然だ。